Maurizio Simmaco, sono un medico ordinario di biologia molecolare, dirigo il DAI delle scienze diagnostiche dell'azienda ospedaliera Sant'Andrea Sapienza e il laboratorio è Open Innovation e partner industriale. In questo laboratorio abbiamo sviluppato tutta la tematica dell'Open Innovation e le sue diverse sfaccettature, cioè la possibilità di realizzarsi, come deve superare quelle che sono le dinamiche attuali e anche le resistenze che ci sono attualmente. Questo ha permesso di mettere su sia una lista di quelle che sono i punti da superare, ma anche una lista di quelli che sono gli obiettivi. C'è veramente due tipi di obiettivi importanti, quelli dell'integrazione tra quelle che sono le tipiche ricerche e sviluppo dell'industria e la strategia per esempio delle università o delle aziende ospedaliere, superando quelle che sono le limitazioni dovute al mantenimento, diciamo, di determinate proprietà, perché questo non permette lo sviluppo di un'innovazione aperta. Ovviamente abbiamo avuto sempre un convitato di pietra in tutto questo, perché nel momento in cui metti a tanta intelligenza e tanto sviluppo insieme, ti pone il problema di quello che sarà il ruolo dell'intelligenza assistita e di quanto l'intelligenza artificiale possa poi eventualmente prendere la leadership di questa tipologia di sviluppo. Ci abbiamo provato, lasciamo qui, quello che è il testimone per continuare.